Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com, in diretta dall'Hangar Birreria in via Poledrelli a Ferrara. Credo che questa sia stata la peggiore idea di tutti i tempi, cioè fare una diretta dal vivo senza amplificazione, anche perché abbiamo un pubblico che si sta rivelando più ampio di quello che avevamo preventivato, perché Leo, ciao Leo, aveva detto verranno tre persone, invece siamo tipo tre volte tante, quindi va bene. Comunque vedo che si stanno collegando anche delle persone online. Sì, tra l'altro mia madre mi ha detto che si collegava da casa perché aveva paura. Perché c'era maltempo, esatto. Non sappiamo come gestire questa diretta, nel senso che siamo abituati a farlo dal divano da casa, con tutta tranquillità, improvvisando. E quindi insomma vabbè, questa volta improvviseremo non so se la gente ti sente se parli esatto, perché abbiamo anche questa cosa, cioè abbiamo due soli microfoni, esatto. Perché quindi poi sarà molto divertente siamo una reazione di poveracci, cioè, purtroppo non posso inquadrarlo, però faremo una foto dopo per far vedere che la nostra webcam è adagiata su uno sgabello e su uno scatolone. C'è comunque qualcosa di importante che sta arrivando, sono le birre, la birra, perché grazie, scusate, passiamo davanti con le birre. Questa diretta avrà zero contenuti, solo confusione praticamente. Intanto saluto Sara Guidorzi che si è collegata, doveva essere qua con noi, perché tra l'altro Sara Guidorzi era venuta un mercoledì a Ferrara per affari suoi e poi è rimasta anche la sera nella speranza che noi fossimo dal vivo tipo due settimane fa. E poi non c'eravamo e quindi sta povera ragazza... Tipo, siamo in Cina. Cina, a chi è qua con noi, grazie. Grazie. Grazie alla nostra splendida comunità. Allora ragazzi, però siamo qua a bere, ridere, scherzare tutti insieme, quello che volete, però ci sono comunque dei temi da affrontare. Polly, purtroppo tu, cioè, adesso qua c'è poco spazio per girarsi, ma hai una maglietta che è abbastanza eloquente. Aspetta, e io partirei da lì, perché esatto, si vede Polly 19, la maglia Polly che è il primo acquisto ufficiale di Lupo, esatto. La vogliamo ufficializzare oggi. Esatto. Perché il primo argomento di giornata, io dovrei guardare in camera tipo Boris, il primo argomento di giornata è Orfani di Mora, perché è confermato che Luca Mora non rimarrà alla SPAL. First reaction shock, esatto, ma second reaction qual è? Sad reaction, perché tu l'anno scorso hai dovuto affrontare l'addio di Sergio Floccari. Uno all'anno, ragazzi, a me iniziano a pesare un pochino, non so voi se siete della mia stessa idea, però diciamo che è stato un colpo abbastanza pesante per me. Tu cosa ne pensi? Sergio Floccari, che però rivedrai alla festa della curva il venerdì. Ci tenevo a dirvi che se volete venire, io venerdì vado là da sola. Questo venerdì. Il prossimo ancora, perfetto. Esatto. Per la festa della curva ci sarà Sergio Floccari il venerdì alle 18:30, quindi delegazione Sergio Floccari. Se volete io posso far solo là così. Mi piace questo commento di Roberto Brunelli, dice location modello Frise Magna, grandissimi. Beh sì, non proprio, guardate che l'Hangar è un bel localino, infatti ve lo straconsiglio, e non ci danno un euro per essere qua, anzi ci hanno solo ospitato e dobbiamo ringraziarli fino alla fine dei giorni. Anche se Orla la migliore che abbiamo fatto, non possiamo dire dove perché per concorrenza, però abbiamo anche fatto una mentre mangiavamo e c'era anche Ricky Cervellati, non so. Madonna, se sì sì, me la ricordo, sì è vero. Abbiamo anche ricevuto i commenti, diciamo che di cose improbabili con lo spallino ne abbiamo fatte abbastanza in questi anni. Leo, ti aspettavi che Mora venisse lasciato al suo destino? Ma sì, dai, cioè, secondo me una volta confermato Venturato era un po' scontato che secondo me non rimanesse. Cioè poi, che Venturato non lo voleva. Che Venturato in qualche modo aveva bisogno di qualcosa di diverso. Io ti dico la verità, per quanto la Polly si vestirà di nero per i prossimi tre mesi probabilmente, io credo che tutto sommato... Pensa se Mora dovesse firmare per il Modena. Vabbè. Ma perché deve firmare per il Modena? Perché il Modena? Perché il Modena ne ha promosso, lui abita a Parma, c'ha una bambina e magari vuole stare vicino a casa. Ok. Fatto sta che comunque secondo me insomma tutto sommato ci può stare. Tanto ringrazio il sole che finalmente va giù. Che va giù e non ci acceca più come prima. Anche perché abbiamo scelto la giornata perfetta con tipo l'unico tornado. Ma infatti prima volevo fare un memino da pubblicare sullo spallino, se non fossi stato impegnato ad asciugare il pavimento di casa mia dove avevo lasciato la finestra aperta, avrei fatto un memino con tipo lo spallino annuncia una diretta dal vivo, viene giù qualunque cosa dal cielo. È un segno abbastanza eloquente. Ma peraltro, finché noi stavamo facendo le prove di questa cosa, io e lui eravamo seduti esattamente in questa posizione con le vetrate davanti, e una certa ci siamo guardati perché c'era
uno sciame di foglie. No, beh, è venuto giù tutti i rami che potevano venire giù, sì. Sono venuti giù, quindi beh, devo dire che... Io sto guardando perché sono... Cosa stai guardando? Sto guardando, io se vedo dei commenti non riesco a... Ma guarda da qui. Ce li abbiamo qua, i potenti mezzi dello spallino.com. E... Leo, vuoi rivelare qual è la tua maglia? Perché tra l'altro oggi siamo... Ascolta, bianca-azzurro, bianca-azzurro, grigio-blu intanto, cioè quindi siamo cromaticamente impeccabili da questo punto di vista. La mia maglia sapete già cosa c'è scritto dietro, non c'è bisogno che io la faccia vedere di nuovo. Non lo so, io vabbè, direi, magari a fine diretta faremo, esatto. Faremo tipo... Facciamo gli ultimi 2 minuti di diretta di spalle. Cioè, che è meglio. La mia maglia la rivelo dopo quando andiamo a parlare della partita che c'è stata. La partita Più giusto, importante. Giusto. Quindi... Che tra l'altro stiamo aspettando... Lorenzo Marchetti e Giovanni Moro dell'ufficio stampa della SPAL, che hanno promesso più volte di venire a trovarci per dibattere della partita tra giornalisti e dipendenti SPAL, che è stata, cioè, siamo andati contro ogni pronostico perché abbiamo vinto per la prima volta nella storia grazie alle brillanti tattiche di Mauro Malaguti, che saluto. Ha detto che viene anche lui dopo a fare un giro. Sì, ma ne parliamo dopo. Sì, vabbè, altrimenti... okay. Comunque, vabbè, chiudendo il capitolo Mora se ne va, dici tu, Leo. Se ne va perché Venturato ha chiesto altro. Perché Venturato, secondo me, ha bisogno fisicamente di altro. Ma di giocatori che abbiano un po' più di corsa. Insomma, lui ha sempre avuto squadre con pochi nomi e giocatori operai. Vabbè. Non che Mora non sia operaio, però comunque... Operai di Mora. Cioè. Ho capito, ma ha una certa età. E quindi anche lui, secondo me... 34 anni, io che ne ho 37, cosa devo fare? Ma tu infatti non giochi a calcio, scusa. Io potrei candidarmi, però, perché sulla tre quarti, non so, ti ho dimostrato che... Sì, vabbè, cioè, per fare 2 minuti. C'è lì c'è bisogno che qualcuno... Due minuti, Zuculini non fa neanche quelli. Cioè. Infatti non ha giocato. Infatti, mi candido come nuovo Zuculini. se mi danno anche la metà della sua paga, firmo domani. Saluto Alessandro Forlani che dice: bloccato in autostrada, volevo partecipare. Ciao ragazzi, ciao Alessandro. Beh, se l'autostrada è la 13, non sono sorpreso che tu sia bloccato lì, perché è veramente la peggiore autostrada mai concepita dall'umanità. Vi dico la mia su Mora. Non mi torna il discorso. Ci sono tanti discorsi di Tacopina che non mi tornano, ma il discorso dice: gente che abbia voglia di rimanere qui, senso d'appartenenza, che ci tenga la maglia, tutte queste robe qua. E poi lascia andare Mora. Allora, da un lato, dal punto di vista gestionale, capisco la ragione della scelta, perché ti rientra Murgia, c'hai Abu da piazzare, c'hai Zuculini che non sai cosa fartene. Può starci, dire, vabbè, senti, butto a mare Luca Mora, perché è la cosa più facile che posso fare a livello gestionale, anche perché, dico una cosa, tanti hanno scritto, Luca Mora, uomo di spogliatoio, rimane un altro anno come, diciamo, totem. Ma se c'è una roba che Luca non vuole fare, è proprio quella lì. Perché, cioè, gliel'ho chiesto, gli ho detto, ma faresti un anno da Zuculini? Lui mi ha detto no. Cioè, se rimango alla SPAL è perché la SPAL mi considera un giocatore importante, no? Quindi, insomma... No. Quindi tu dici che siano stati comunque fatti dei discorsi con lui? Secondo me gli hanno detto, senti, non rientri nei nostri piani per via dell'età, per via dei posti da over, per via del fatto che il tuo contratto è in scadenza ed è facile lasciarti andare, e quindi... purtroppo a malincuore ti lasciamo andare. Però ho parlato con persone che lavorano dentro la SPAL, mi hanno detto tutti quanti Mora secondo noi rimarrà in B e farà anche bene. Anche qui c'è un po' un controsenso, però diciamo che dal punto di vista gestionale la SPAL vuole andare su altri obiettivi che siano magari, come diceva Leo, più compatibili con l'idea di Venturato, piuttosto di un Mora 34 anni che ama la SPAL, dammi un 28enne che è grosso il doppio, che corre il triplo e che della SPAL gliene frega un cazzo, però, cioè, che, capito, ti dia. Martina, bevi poco, c'è scritto qua, sai di che è questo commento. Ciao mamma, sì, non preoccuparti. Ciao. La mia non ha scritto bevi poco, ma perché secondo me non ci sta guardando. Vabbè. C'è una cosa che ho notato, che nonostante Lupo non abbia ancora iniziato a fare il suo lavoro, ci sono già commenti che dicono Lupo non ha iniziato bene, Lupo doveva fare questo, conferma Pomini che ha un sacco di anni e Mora 41. No. Allora, io, sinceramente, per non sapere leggere e scrivere e non conoscendo Lupo ancora, eviterei di rompere un po' i coglioni. Cioè, detta proprio così in francese. Cioè, quindi il tuo titolo oggi, non rompiamo i coglioni a Lupo. Non rompiamo ancora i coglioni a Lupo. Cioè, okay. Facciamo lavorare queste persone. Okay. Perché altrimenti, cioè, per carità, ognuno può dire che vuole Mora, che non vuole Mora, che preferisce Pombini, che vuole Elas. Però comunque, secondo me, bisogna avere fiducia anche nelle persone che vengono scelte, altrimenti... insomma. Sì, credo fermamente che il fatto del commento negativo fermamente verso... fermamente
Credo davvero. Questa è una dichiarazione della Polly. Credo fermamente. Che verrai citata su tutto il mercato web, Polly due punti, credo fermamente. Vai, vai. Okay, nel frattempo salutiamo da fuori. Che ci stia il malcontento per la partenza di Mora, cioè non puoi dai rimproverare tutto il pubblico perché rompe Marrone per questa cosa qui. No, è giusto che ci sia. Vabbè, ma ricordati dove siamo, siamo sempre. Ricordati che devi morire anche. Ma no, dai, il malcontento c'è sempre stato verso chiunque. Allora, Consuelo Minore, che è una delle più note vedove cittadine di Luca Mora, dice: certo, ciao, lasciamo lavorare. Ciao Consuelo, potevi venire a trovarti. Lo lasciamo lavorare, ma secondo te obiettivamente Mora non poteva restare? È quello che abbiamo appena detto, cioè nel nostro cuore dei tifosi sì, 100%, nel nostro cuore dei lavori sì all'80%, però non sappiamo bene cosa sta escogitando il signor Wolf. Intanto c'è anche Davide che interviene, lo saluto, ciao Davide, ci siamo visti oggi. Non è bandiera Mora perché deve fare almeno 4 stagioni in una squadra di fila e secondo me ne ha fatte solo 3. Sì. Scelta di Lupo o di Venturato? Ecco, questa è una buona domanda perché questo non è ancora del tutto chiaro. Non è chiaro se Venturato abbia detto a Lupo no, lascialo andare, o se Lupo abbia detto a Venturato: senti, Mora non me ne frega un tubo, lo facciamo partire. Ma può anche essere semplicemente una questione economica. Nel frattempo c'è un commento interessato, tavolo 26, migliore Turbo Pinato, ciao ragazzi, il tavolo Turbo Pinato, lo so. Vorrei capire perché è Turbo Pinato. Dopo venite a spiegarcelo. Voglio spiegare subito. Turbo Pinato. Non sei in camera, sono in camera. Sì, ecco, perché un nostro amico, il caro Andrea Baroni, è un fan grande di Pinato, allora quando fa gli scatti lo chiama Turbo, perché è proprio veloce Pinato. È tipo la mia panna da 0 a 100 in 6 ore e un quarto, quindi è Turbo Pinato, vai Turbo. Tieni conto che i giocatori sanno cosa viene detto in questa diretta, quindi poi... Infatti ci odiano. È un complimento. Sei appena entrato nel club delle persone odiate dallo Spallino. Pinato, bloccaci. Dopo... Più detto dello Spallino, dopo quelli che ci lavorano. A farci sbloccare da Viviani. Vabbè. Pinato però non sappiamo se rimane, quindi vediamo. Se io metto un euro sulla permanenza di Pinato e possiamo fare che se facciamo un'edizione speciale dello Spallino in diretta dal ritiro, il nostro ospite sarà Pinato. Pinato, allora, chiaramente. Che poi non potevo mancare, dice Alan, palesati Alan, che non potevo mancare, vabbè qua. Non so, ormai non so più cos'è reale. Sì, chi c'è, chi non c'è. Sì, comunque sì. Chiunque voglia intervenire qua a dire cose come quelle che ha detto il tavolo Turbo Pinato. Siete benvenuti. Esatto, cioè, anche perché noi a un certo punto esauriremo gli argomenti molto facilmente. Però parliamo un attimo del signor Wolf, perché Mr. Wolf risolvo problemi. Perché Luca scrive: speriamo che questo Lupo... Ma perché ti metti in posa? Sto facendo una foto, ma ho capito, ma deve sembrare naturale. Ti metti... Leonardo Biscola, professione influencer. Vabbè. Ce la sta facendo ancora. Comunque questa diretta si sta trasformando in uno stand-up comedy. Mai visto a Ferrara. Comunque. Dobbiamo fare gli spettacoli. Comunque, speriamo che questo Lupo non sia solo parole. Vabbè, allora. Partiamo da quello che ha detto. Esatto, partiamo dalle parole di Lupo, perché venerdì è stato presentato. Per noi ci è andato il giovane Riccardo Condarculi, che qua non c'è, aveva promesso di venire, ma... Che peraltro è debole di doppietta questa... nella partita contro la SPAL. Bene. Sì, cosa vorresti dire? Parliamo dopo. Ah, okay. Dai. Che è l'argomento principe della diretta. No, vabbè, venerdì allora ha presentato Lupo. Ha detto 3 o 4... Ma no, mettili lì. Va bene, lascialo stare. Vai avanti. Ha detto 2 o 3 cose interessanti, ovviamente non è che potesse venire in conferenza stampa e dire prenderemo questo, ha dato delle linee di indirizzo. Una delle cose che mi sembra aver più scontentato l'opinione pubblica è la dichiarazione che riguarda i portieri, perché ha detto Mattiamo è buono, Alfonso è buono, Pomini non ha detto rinnoverà, ma abbiamo scoperto poi che rinnoverà, quindi diciamo che di portieri non ne arrivano. Allora, è vero che il tema dell'estate è a gola punta, però... Tanta gente vuole al Purtier, cioè nel senso che tanta gente pensa che Thiam non possa essere presentato. Allora, abbiamo già avuto la nostra dose di problemi a parlare di Thiam nel corso dell'anno, sì, in perché infatti... ci ha ripetutamente minacciati, insomma, di picchiarci, ma voi ridete. E come vedete non arriviamo probabilmente neanche all'anca. Cioè, se ci mettiamo uno sopra l'altro arriviamo a far Thiam praticamente. Vi convince questo scenario? Perché Thiam comunque nelle ultime partite... Si è comportato bene. Ma
fatto anche cose buone. Che è una frase che si può usare un po' in tutti i contesti. Vai, io parlo per ultimo, perché tanto ormai... Va bene. Perché tu sei il nemico pubblico numero uno di Den Battiamo. Ma no, sì, cioè, fondamentalmente, perché oggi è la giornata che va così. E... non mi guardare male. No. E ritengo che ritengo che la scelta di non condannare un Den Battiamo e riprovarci, perché comunque è stata una cosa che è stata detta anche lo scorso anno, di riprovarci con una continuità di questo tipo possa essere una scelta corretta. Poi nelle ultime due partite, cosa ha giocato? Due o tre partite. No, beh, ha giocato col Frosinone sicuro e quella col Benevento. Aveva giocato anche a Brescia, non mi ricordo se qualcuno se lo ricorda. Sì, la signora Giannini. Dico di sì? Bene. Sì. Per fortuna che c'è il pubblico. Si può correggere. Mi è sembrato un portiere affidabile, di conseguenza non condanno al momento la scelta. Vediamo cosa dice. Possiamo fare una rubrica il prossimo anno, possiamo fare una rubrica la Polly condanna, tipo, cioè, è tipo che ogni puntata devi condannare qualcuno e fare potremmo fare il pallottoliere delle dichiarazioni da Polly. Vabbè, quest'anno è condannato Colombo comunque, cioè, il motivo per il quale non vuole più tornare a Ferrara è perché ci sei tu, cioè, sostanzialmente che porti sfiga assolutamente. Che hai portato una sfiga atroce nel giochino stupido. Pubblicamente di fronte a voi, di fronte a tutti, non volevo, Lorenzo, non volevo. Intanto sta arrivando anche un Luca Armari selvatico, no, grandissimo. E no, allora su Tiam, come direbbe qualche altra giornalista quotata, che dire? No, abbiamo, non fare queste cose. Non fare queste cose. E poi ci sono delle conseguenze. Vanno capiti quelli che sono seriamente parlando gli obiettivi, cioè nel senso, se dobbiamo ascoltare Tacopina, ossia fare una squadra competitiva, anche se aprirei una parentesi, che prima sembrava che ci arriviamo. Se dobbiamo ascoltare Tacopina e quindi fare una squadra competitiva in linea con un obiettivo tipo di playoff, secondo me Tiam potrebbe ancora non essere il profilo migliore, ma non tanto perché Tiam oppure perché ha dimostrato comunque alcune carenze tecniche che secondo me la SPAL potrebbe anche non avere l'anno prossimo, o meglio Alfonso ad esempio, che non è sicuramente un fenomeno ma è un portiere di assoluta affidabilità, ha comunque dimostrato di essere un po' più affidabile in quel ruolo lì, soprattutto anche a livello psicologico e quant'altro. Quindi io speravo, e ci spero ancora della verità, che come ha detto poi anche lo stesso Lupo, si dice che quando la squadra ha una punta e un portiere, poi il resto ci si arrangia. No? Okay. Ho detto anche una cosa di quel tipo lì. Okay. Ci tenevo un momento a leggere un commento del nostro fidato amico Pelapui. Ma perché non è venuto? Ce lo aspettavamo! Ci dispiace tanto che tu non sia qui a dircelo di persona. Comunque dice: ciao banda, Demba tra i pali è buono, non lo si manda in vacanza, con 3 mesi di terapia intensiva con i piedi e i tiri da lontano. Una volta i calciatori che non erano buoni con i piedi facevano fare il muretto, no? Cioè tutto, fino a che non correggevano, chissà che non facciano la magari stessa cosa. Magari lo fanno così, dai. Con Demba, vabbè, intanto a Demba auguriamo buone vacanze, poi ne riparliamo in ritiro. Ah, poi sul ritiro dobbiamo dire una cosina, perché... Ho una piccola notiziola su questo. Ce la sgancerai così? No, è un'indiscrezione. Lancio il sasso e poi tiro via la mano. Va bene. Però potremmo anche chiedere a chi è qua cosa ne pensa di Demba, visto che è una diretta live. Allora, Barbara, cosa ne pensi di Demba? Cosa ne pensi di Demba? No, ma dai, no, non fai il microfono aperto. No, adesso. Perché no? Dai. Ci sei, vediamo. Io credo che siamo solo abituati molto bene. Non mi sembra. Come con Esposito. No, quello l'ha detto lui. No, abbiamo avuto sempre dei portieri eccezionali e insomma sarà difficile trovarne di altrettanto validi. Demba sicuramente si deve applicare un pochettino, però credo che se lo fa sì, possa bastare. Grazie Barbara. È bravo ma non si applica. No, non è vero, dai. Ascolta, Consuelo dice: dove siete? Siamo all'Hangar, birreria, in via Poledrelli, ex caserma dei Vigili del Fuoco a Ferrara. Venite a bervi un birrone. No, ma poi comunque, guardate che si è fatto un po' di pubblico. Esatto, infatti. Se qualcun altro vuole dire la sua opinione. Sì, perché dopo ci sarà il microfono aperto. Cioè, quindi... Potete venire.
fatevi due birre e poi venite a intervenire. Allora, Polly, c'è una domanda per te. Dove vedete tra 4 anni Colombo? E su quelle domande che fanno i colloqui di lavoro, dove ti vedi tra 5 anni, no? Ma non so rispondere per me, so rispondere per Colombo. Occhio, Polly, perché questa è... Raga, a questo punto, non lo so, cerco di invertire la sorte, magari si dà il curling, non lo so, provo a dirla così. Cioè, invertiamo la sorte. Tra 4 anni che Colombo, centravanti del Milan. Eccolo, l'ha detta. Non ci credo, però lo dico così. Vabbè. Allora. Ma io non è perché glielo stia augurando, chiaramente. Che comunque vorrei invertire la sorte. Un punto in meno a Riccardo Condarcuri, Golden Boy dello Spallino, perché non riesce a venire. Aspetto i commenti sulla prestazione di lunedì. No, non faremo commenti. No, anzi, tra un po' li faremo, però in realtà no, dobbiamo aspetta, organizzare un padel. Però... Perché non si sente neanche... Siccome Colombo, seconda parte di stagione, ha fatto un po' così, allora non ha fatto neanche un gol. Ne parliamo tra 4 anni, o in Champions League o al Navarra tra 4 anni, ho detto. Quindi uno dei due. Al Navarra. Secondo voi dove sarà mai Colombo? Non lo so. Vabbè, non lo so. Perché questa cosa dei 4 anni, di 5 anni, è una cosa che Tacopina fa spesso, no? Cioè, tipo, Clotet tra 5 anni a Real Madrid. Intanto, se va bene, va al Brescia di nuovo. Va al Brescia, esatto. Cioè, a lavorare per Cellino che tipo 3 mesi poi gli dice ciao poi bel culo, dice. Esatto, vabbè, non deve essere scurrile, no, però hai ragione. Intanto saluto Paolo Toselli che ci saluta. Allora, no, ma scusate, una cosa, intanto il numero di persone collegate in questo momento è calata, vuol dire che stiamo facendo cagare. Sì, esatto. Cioè, ma lo sapevamo, vuol dire, cioè, che sono le 7:30, le persone vanno anche a cena, quelle che non sono. Questo è vero, infatti mi aspetto grandi ascolti in differita. No, scusate, ma ho perso un attimo il filo. Joe è abituato a fare queste cose da 5 anni qua, da 5 anni là. Mi risulta però che Joe stia facendo un po' i buchi nella schiena al Milan per confermare Colombo. Voi, se foste sulla scrivania di Lupo oggi, direste ok, va bene, facciamo tutto il possibile per riprenderlo? A dire la verità, sì. Ma perché vuoi tirargli Iazza? No, ancora? Ma vedi, allora, non gli porto sfiga, amici, che non va bene. Gli porto sfiga. L'anno prossimo va meglio. Esatto, l'anno prossimo prometto che non me lo gioco più, anche se diventa il bomber della stagione, te la faccio vincere di nuovo, va bene? Ma che acidità. Sì, sì, sono permalosa. La Polly è permalosa. Io e Colombo in realtà sarei anche a posto così, nel senso che ha giocato, prima parte incredibile, cioè oltre ogni aspettativa. Ha fatto 15 partite, 6 gol. Esatto, ha fatto... E poi dopo ha avuto le difficoltà. Secondo me, forse anche per lui sarebbe il caso, per la sua carriera intendo, sarebbe anche il caso di cambiare aria, misurarsi anche in un contesto diverso, probabilmente sempre in Serie B, perché magari in Serie A faticherebbe un po' a trovare spazio. Quindi quello della punta, comunque, oltre ad esserci l'adesivo sui tavoli davanti, esatto, chi vuole prenderli, è comunque un tema importante, anche perché lo stesso Lupo, in conferenza stampa, ha detto che non è detto, cioè, che arrivi che la prendano punta, la punta che da 20 gol, quella famosa punta da 20 gol, perché il bello di Venturato è che riesce a far quadrare la squadra. Sì, ha giocato con dei falegnami a Cittadella, in ruoli centravanti. Io penso che se a Venturato gli dessero una punta da 20 gol, tutto sommato comunque schifo non gli farebbe, quindi bisogna stare un po' attenti. La punta da 20 gol c'è già ed è Finotto. In quanti anni? Comunque abbiamo anche Stefano Ferrioli che ci dice essere seduto fuori, quindi bene, credo ciao. Che sia lui. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Lo sentirà tra 5 secondi, ragazzi, però, perché c'è il delay. Vai. Adesso quando alzerà gli occhi, tipo, sappiamo che avrà ricevuto il nostro saluto. No, scusate, mentre gli ascoltatori calano proprio a picco in questo momento, cioè ormai ci godiamo solo la compagnia di chi è qui. Ma va bene, attenzione, mi è sparita la barra dei commenti. Volevo dire una roba ulteriore sul discorso di... No, ritiro, ci arrivo tra un po', lo tengo alla fine per creare suspense, si sa mai che... Magari si ricollega qualcuno. Esatto, qualcuno si collega, qualcuno resta qui, cioè non lo so. In realtà siamo già al 24° minuto, quindi tra un po' possiamo anche dargli lassù. Per quanto riguarda Tacopina e il suo basso profilo, perché Tacopina è partito, è Serie A, è i playoff, è Serie A... Adesso, ultimamente, come ci fa notare... Ci fa notare Ricky... esatto, no, ha scritto... se Tacopina non crede alle aspettative è meglio, ma lui stesso ha detto
quest'anno voglio parlare di meno e dimostrare di più. Quanto durerà questo proposito di parlare di meno e fare di più? Perché Giota Copina è uomo di spettacolo, quindi non sono sicuro che questo accadrà. Ma sicuramente ha lasciato un po' sgomenti il suo sgomenti. Che padre, non parlo più. No, mi piace la tua scelta delle parole di oggi. Ma dai, è ovvio che se un... È il pubblico che gli fa tirare fuori i paroloni. Esatto. Mi sembra di essere sotto esame, quindi io cerco le parole un po' più auliche. Comunque, no, dai, un Tacopina che si ridimensiona così... Volontariamente. Esatto, Che poi duri, non lo so, però magari anche lui ha capito che non si deve fare come ho fatto io con Colombo e sto cercando di volare un po' più basso, non creare aspettative, perché se tiriamo su quel che succede, così Ma un po' replicare il filone. Mi fa ridere questo commento di Daniele, dice: non sono venuto all'hangar perché dopo professionale sono tornato a casa ieri sera. L'hai presa grossa. È tornato a casa in retromarcia probabilmente. Comunque, secondo me su Tacopina dipende un po' come va la stagione, nel senso che se per caso le cose dovessero andare bene diventerà un fuoco d'artificio dietro l'altro, perché io non me lo vedo lui uno calmo, oppure che non rilascia dichiarazioni in stile ultimo anno di Mattioli, solo perché ha deciso a inizio anno che non doveva dire le robe. Cioè, secondo me è un po' utopistico, diciamo, pensare questa roba. L'ultimo anno di Mattioli è stato condizionato da vari fattori. Ci sarà una comunicazione un po' studiata, per cui verrà centellinata anche il quantitativo delle cose che lui dirà e come le dirà. Sul come magari non garantiamo, però io ho ancora negli occhi lo sguardo di Giota Copina la sera, no, era di sera, sì, quando dopo Spal Regina è venuto su in tribuna stampa, aveva delle pupille che erano larghe come delle monete a 2 euro, cioè tipo, si sentiva respirare, sembrava stesse arrivando un toro di grossi dimensioni, cioè era imbufalito, cioè veramente... Io ho detto, adesso picchi a tutti in tribuna stampa, cioè proprio si sfoga con noi. E infatti gli ho fatto la domanda, gli ho detto: Gio, ma hai già parlato con la squadra? E lui mi ha guardato come per dire: hai fatto la domanda più stupida di tutti i tempi. E mi ha detto: è meglio che io non parli per un po' con la squadra. vabbè. Comunque, chiusa questa parentesi, questa storia orribile di la gente che dice: il prossimo anno è una serie A2. Ecco, vabbè, è uno dei concetti triti e ritriti. Tanto si dice ogni anno. Secondo me si era detto anche l'anno scorso, perché è venuto giù il Parma e tutto quanto, è una A2, e poi verso novembre ha detto: è il campionato più triste di sempre, perché là sotto non vince nessuno, no? Cioè, sì o no? Succede a me, sempre a me così. Fa ridere tantissimo questa cosa, anche perché non è una A2, è una B. È una B con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Cioè, anche perché... Io comunque, se fossi la Lega Calcio, voterei tipo per chiamarlo Serie A2. Ma così, perché? Così, per darsi un tono, come il basket, c'è la serie A1 e la serie A2, facciamo anche noi. Vabbè, comunque... E poi passi dritto alla serie C. Non ho alcun senso, a parte che in serie A quest'anno si sono salvati con una media punti ridicola. 31 punti quindi, in serie A esatto, quest'anno. Quindi non è che sia anche un vanto dire che è una A2, però è una serie B, dai ragazzi. Okay. Cioè, quest'anno abbiamo visto le partite non solo della spalla. No, ma sai cosa mi lascia interdetto dei discorsi che vengono fatti? Ah, ma è venuto giù questo, è venuto giù quello, sono saliti quelli che sono pieni di soldi. Poi adesso ci arriviamo sul discorso effettivo che voglio fare a riguardo. Ma siamo ai 25 di maggio, non sappiamo neanche se la Regina si iscrive, per dirti, no? Non sappiamo che squadre fanno gli altri. Il campionato comincia il 13 agosto e il mercato chiude il 31 agosto, quindi vuol dire che si giocheranno almeno 3 turni di campionato con il mercato aperto, con che è tipo è come giocare con le casacchine, no? Tipo mescoliamo le squadre, no? Cioè, una roba di questo tipo. Quindi è presto per dire che è una 2. Di sicuro, una cosa che mi ha colpito di Lupo, che ha detto venerdì, ha detto: noi non abbiamo il budget per combattere con chi ci sta sopra. Bisogna stabilire chi sta sopra. Quante sono le squadre che stanno sopra la SPAL per capacità economiche, capacità organizzative, abilità sul mercato, queste robe qua. Perché il messaggio che secondo me ha mandato Lupo è in codice è: partiamo tranquilli, tipo SPAL 2016, cioè, e poi vediamo dove arriviamo. Con premesse diverse però. Ma certo, perché là arrivavi dallo slancio della Serie C,
due anni di depressione, l'idea di Lupo è dire cambiamo aria, l'ha già dichiarato, no? Cambiamo, ripuliamo un po' l'ambiente, bene, mandiamo via quei giocatori che hanno esaurito le motivazioni, faccio un nome, Vicari. La Polly gli è venuta la tosse e gli hai detto Vicari, cioè, penso a te. Polly devi ammettere che come uomo di spettacolo forse vado meglio che come giornalista, probabilmente. No, però... Interrompiamo la diretta. C'è qualcuno che va a venire al posto della Polly, perché credo che... Vedi cosa succede a guardare David Letterman per 15 anni. Vabbè. Con calma, però. David Letterman è qui e io sono lì. Mi ispiro a lui. Vabbè, comunque, cambiare aria, ok. Quindi, però, si parte con un gruppo che è tutto da valutare. Nel senso, compreranno 7, 8, 10 giocatori, anche perché hanno detto vogliamo patrimonializzare. Poi il concetto di patrimonializzare, poi lo chiedo a te perché sei laureato in economia. Però... vuol dire mi sto interrogando. No, patrimonializzare vuol dire tenere quello che si ha e mantenere il massimo da quello che si ha, no, e poi prendere il giocatore titolo definitivo per aumentare, certo, il valore, no? Chiaro. Ok, però voglio segnalare che il proposito della patrimonializzazione, non riesco a dire questa parola, l'aveva fatto anche Vagnati all'epoca, e le cose andarono così, ecco, diciamo così. In questa diretta manca Pat Carroll, dice Sara Guidorzi. E tante altre, sì, cose. Ma Pat Carroll, io gli ho mandato una mail perché io, se voleva rilasciarmi un'intervista, ma... Sì, ma non mi ha mai risposto. Grazie. Avrei detto, cazzo è sto nello spam della segretaria. Io sono qua a New York che tipo mi faccio il bagno nello champagne e questo qua da Ferrara mi scrive. È nello spam, vabbè, della segretaria la tua mail, Orla. Credo di, cioè, sì. Neanche nella sua. Ma se vuole rilasciare un'intervista alla segretaria, sono contento lo stesso. Comunque, Pat Carroll o non Pat Carroll, dicevo, patrimonializzare, insomma, l'idea è partire a fare i spenti, cioè salvezza, obiettivo imprescindibile, obiettivo minimo, però poi ci guardiamo. Ma dopo una stagione come questa, in cui avevi dichiarato di fare... in realtà nessuno a Ferrara ha dichiarato questo, solo il presidente della squadra, cioè chi è che lo deve dichiarare. Avevi dichiarato che avresti fatto un lavoro da matti, tutto uno scoppio dietro quell'altro, alla fine hai fatto ridere praticamente, cioè ti sei salvato, non sei arrivato un punto sopra i playout, cioè ragazzi, alla fine questa è la verità. Un punto solo sopra i playout, davvero? No, una posizione. Ecco. Però insomma, no, anche perché un giocatore della Spal la settimana scorsa mi ha fatto notare una cosa, mi ha detto dopo Crotone ci hanno dato tutti per sepolti, in realtà i fatti hanno detto che se avessimo perso le ultime tre ci saremmo salvati lo stesso. Vabbè, sì, ho capito, però allora noi abbiamo fatto il funerale alla squadra, servono 7 punti, guarda, bastava un 0 ti salvai lo stesso. Sì, vabbè, questo lo avresti imparato. Col senno di poi sembra tutto. Ok, va bene. È arrivato anche Che Fadiga. Ma grandissimo, fu collaboratore dello Spallino. Okay. Andiamo avanti con i temi. Non vedi l'ora di andare a casa? No, c'abbiamo della fame comunque. C'abbiamo della fame, sì, c'abbiamo tutti della fame. Soprattutto chi è a dieta e sta bevendo la birra. Vabbè, non facciamo finta di niente. Vuoi parlare della partita? Sì. No, aspetta, parliamo del ritiro prima. Allora, ritiro. Per quanto riguarda il ritiro, si andrà negli Stati Uniti? La risposta è? No. Bravi. Ero pronta. Ok. Secondo voi dove si va? In Trentino. In Trentino dove? Dove? Si suggerisco. A Mizzana si va. Mizzana. Sarebbe bellissimo. È vero, ci arrivi col 6. È pratico. Cioè, la Valentina non deve neanche fare il pullman, cioè, per andare a Mizzana. Esatto. In bicicletta è 10 di luglio, non lo so. È fino a Mizzana. Oh, io non ci arrivo. Fa la bike night. La bike night fino a Mizzana. Fino a Mizzana, va bene. Allora, io sono uno sponsor di Sant'Agata Fede. Ci sono stato, grandissimo ritiro. Mizzano? Allora. Ah, Mezzano. La gente sta commentando, scusa, proponendo. Voi dovete capire che quando diciamo una stronzata, dopo c'è. Ci stanno dietro tutti. Esatto, cioè noi potremmo andare avanti. Infatti, una diretta di 3 ore. C'è chi commenta e dice siete unti. No, non siamo unti. Siamo così al naturale. Ed è uno dei motivi per cui non facciamo le dirette tutti insieme contemporaneamente, ma ognuno perché da casa va a finire sua, sempre malissimo. Perché poi finiamo male. Esatto. Cioè. Anche perché nelle dirette che facevamo 2 anni fa, o 3 anni fa, se non mi ricordo più.
quando prendevamo da bere, mettevamo di solito il bere qua, e almeno i primi commenti non erano su cosa stavate dicendo, cosa no, vanno a sapere che cosa c'era dentro la cosa stai bevendo, ma fatti tuo interesse, non mi ne capisco, oppure come sei vestito, oppure sotto Natale una camicia, ah ma dov'è, ma quella camicia lì, ascolta, le facciamo da casa e basta. Peperino stasera biscuola, no, secondo me una al mese dovremmo farla con questo tipo di stile, cioè... le promesse in stile da... no. Ho detto dovremmo. Vabbè, dai, cerchi. Anche perché siamo poveri in canna e quindi dobbiamo trovare uno sponsor che ci dica venite qua una volta al mese. Comunque, vabbè. Comunque ci sono diverse proposte, c'è chi scrive Barco, Loiano ai campi della CR, Gambulaga a trovare Salamon, dov'è Libolla? Che io non no, so. Libolla non lo so. Libolla. Vicino allo Stellato. Stellato. Okay. Grazie. Grazie. Comunque mi risulta che la SPAL abbia valutato due opzioni inedite, Tarvisio e Mezzana. Cioè, sono sempre quelle. Mi pare di aver capito da informazioni che ho ricavato oggi da contatti privilegiati, che contatti privilegiati, dopo in privato vi dico quali sono, perché purtroppo non posso dirlo pubblicamente. Mi pare che si vada verso Mezzana, dove sono in Val di Sole l'anno scorso. E Tarvisio no? No, Tarvisio niente. Quindi niente Aquila Nera quest'anno. No, poi. Niente locanda dell'Aquila Nera per noi. Niente ragù di cervo, niente... no, anche perché... Si può fare rafting, esatto. Ecco, cioè, però ecco, se... L'Aquila Nera Tarvisio. Purtroppo sì. Possiamo fare una gita a Tarvisio tipo in stile nostalgico. Lo spallino in diretta da Tarvisio da soli. Esatto, con locandiere... Questo è il vero bar sport, scrive Fabrizio Perinati e lo ringrazio perché è un bel complimento. Comunque mi risulta che stiano valutando molto seriamente di tornare a Mezzana Val di Sole, dove erano l'anno scorso, dove noi non siamo mai andati perché eravamo chiusi l'anno scorso. E ti dico, posso dire che l'estate scorsa è stata una delle estati più belle della mia vita. Cioè, ma veramente, perché ho fatto quello che volevo. No, e venivano fuori le notizie di mercato, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Infatti io vorrei chiudere lo spallino domani e riaprirlo tipo il 13 agosto con la prima di campionato. Comunque, se posso dire, io ho sempre passato delle belle estati perché del mercato non me ne sono occupare. Mai occupata. Esatto. Mentre qua e c'era l'aggiunta della trasferta a Tarvisio con Biscuola, perché siamo sempre andati per andare a vedere l'amichevole. Con i falegnami locali sì. E roba del genere. Comunque, chi vuole cominciare a dare un'occhiata ad alberghi e affini a Mezzana Val di Sole, comincia a dare un'occhiatina ai prezzi, perché probabilmente la SPAL finirà lì e ci è stato detto che se non si va tipo il 5 luglio sarà il 7, adesso non ho sott'occhio il calendario qual è il primo weekend di luglio, però si comincia prestissimo, per ovvie ragioni, perché il campionato comincia il 13 agosto, ho già il vomito perché tutta la redazione sarà in ferie. Non e io ti preoccupare, tu ci sarai? Io ci sono, bene. Trasferta a Palermo il 13 agosto, tu la faresti però. A Palermo, cioè la faremo, sono in però sei in ferie, quindi sei via. Va bene, 38esimo minuto, siamo quasi alla fine. Non c'è molto altro di cui parlare, perché ritiro, abbiamo detto, le amichevoli non dai, si sono ancora niente. Dai una soddisfazione a Leonardo. Allora, questa coppetta, dopo ci sarà il microfono aperto, ovviamente, cioè, gli ultimi 10 minuti di microfono aperto per chi vorrà. Si può anche cantare. Ah, esatto, cioè, Chi vuole cantare tipo non so l'ino della SPAL, che Alfio esiste. Finetti. Alfio Finetti è uno, due, tre, esatto. Tardi mi far quattro, vabbè. Consuelo Minore si è già agitata, ha detto maiale 13 agosto prima di Ferragosto, perché trasferta a Palermo? No, è una mia teoria, nel senso non stavamo leggendo il calendario in diretta ancora. però con la sfiga che abbiamo sicuramente il primo campionato in trasferta in culo al mondo. Impossibile organizzarsi. Vabbè, comunque vediamo. Cagliari non sarebbe male, è vero. In effetti, però la mettono di lunedì sera, probabilmente. Ma cioè, in ogni caso, ragazzi, secondo me potrebbe diventare un pochino costosetta Cagliari il 13 agosto. No, vedi, Consuelo dice il Palermo deve ancora giocare perché è in città. È vero. Ma io tifo per loro perché è la squadra più sensata. Esatto, il Palermo rimane in C di Andrea Sartini, vabbè, vediamo. Io tifo Palermo per i playoff di C perché, vabbè, allora, se devo tifare per una questione logistica organizzativa dico Feralpi Salò o Padova, no. Ma visto che Padova
Sì, vabbè, Padova non è che mi sia simpaticissimo, quindi spero Palermo, così posso visitare Palermo per la prima volta nella mia vita e andarci con Leo e fare uno di quei video orrendi che facciamo io e lui quando aspetta abbiamo trasferito. Aspetta che c'è una cosa da dire, Consuelo ci dice che a Palermo siamo suoi ospiti, ragazzi. Grazie Consuelo. Ora organizziamo subito la diretta appena... La diretta a Palermo. La diretta a Palermo. Comunque, allora... La Spal questa gioca in casa perché abbiamo cominciato a Pisa, ma non è scontato, Mauro. In realtà non funziona così, nel senso che può essere, ma in realtà dipende da tantissimi elementi. Mora andrà a giocare a Palermo e ci farà due gol. Ha scritto Andrea Sartini. Gabri scrive: senza Sarapinna l'anno prossimo il campionato non ha senso. Beh, ma forse li ripescano, quindi vediamo. Ma possiamo anche comunque invitarla lo stesso, Sarapinna. Come si sta in Serie C? E poi chiudiamo la diretta. C'è una domanda. Sarapinna esce dalla chat. Stream. Sarapinna è uscita dalla chat. volevamo parlare della straordinaria affermazione della selezione giornalisti sportivi, perché questo appuntamento è tornato dopo 6 anni addirittura. L'ultima è stata giocata nel 2006 e tra l'altro nel 2006 doveva giocare anche Semplici, ma mi lantò uno stiramento, dice no, non ce la faccio. Mi sembra che abbia giocato e si sia stirato. No, è l'anno prima. L'anno prima si è stirato, ha giocato e si è stirato. Non ricordo con la gamba... La gamba di legno, esatto. L'anno dopo ha detto no ragazzi, io no, non gioco, anche perché probabilmente era ancora ubriaco dalla festa promozione quell'anno. Ma non è che ci sono anche quelli dell'ufficio stampa, vero? Che... Sono lì fuori? No, vai a fare un controllo. Però scusa, devo parlare della partita, te ne vabbè, vai. Dai, fa un controllo. Vorrei veloce. Far notare la maglia di Leo perché è qui con noi. La miglior maglia di sempre. Ha spoilerato la maglia, Leo B. Adesso dobbiamo farla vedere anche a chi è in diretta. Credo che per uno spettatore questa sia la diretta più insopportabile che abbiamo mai fatto in tutta la storia dello Spallino. Leo, torna indietro. No, lui sta lì. Secondo me ha fatto un avvistamento che non era previsto. Non era realistico. Feffo, uno dei nostri collaboratori, Francesco Mattioli, si è fatto male, ma è stato uno degli eroi del calcio a 7 in via Copparo. Ripeto, appuntamento che trovava dal 2016. Sì. Quindi eravamo tutti 6 anni più anziani. Sì. Compreso Sovrani, che, che comunque ci ha deliziati. Fine primo tempo Sovrani, gli ho detto guarda Sandro, hai fatto la stessa prestazione che ha fatto Dorazio contro, non mi ricordo, in casa, una partita, l'unica che ha giocato titolare in casa. Che era cioè, tolto dopo il primo tempo. Tolto il primo tempo perché non ne ha preso uno. Roberto Brunelli fa notare che ho detto 2006, Semplici. Dai, non si sente sul pezzo, ragazzi. No, ma infatti... Esatto. Possiamo... Infatti lui mi ha risposto, ma guarda che mia ho 60 anni, neanche di più in realtà. Ne ha di più. Quando mi ha chiesto la mia età, lì metto, ho 30 anni più di te, e Sandro, cosa devo farci? No, comunque, mi ha detto, i primi tocchi di Sandro un po' incerti. Cioè, sì, nel senso, dopo ha dato spettacolo. Dopo è uscito, ha detto che non sarebbe mai più rientrato, invece l'abbiamo convinto a rientrare in campo. Ha fatto anche un colpo di tacco. Dove tacco per smarcare un compagno, non fino a se stesso, cioè, esatto. Comunque, possiamo dire la verità, poi l'ho scritto anche sullo Spallino, abbiamo vinto perché in porta c'era Riccardo Cervellati, per noi che compierà 60 anni a settembre, ma sembra che ne abbia 31, perché ha fatto dei voli, veramente è stato spettacolare, quindi grazie Cerve che ti hai fatto vincere 4-1, prima e ultima volta 4-1 il giornalisti Spal contro staff biancazzurro. Ciao ragazzi, saluto il tavolo Turbo Pinato. Prego. Questo è una motivazione. Che non sta su. È un messaggio in codice per il Palio? A non mollare mai. Spingere sempre, i cavalli. Sempre mai mollare, soprattutto in campo, ragazzi. Forza, che l'anno prossimo ci creiamo qualche dente amaro. Dai, forza a tutti. Grazie Spallino, che ci hai sempre aggiornato. Grazie a voi. Prendi gli adesivi a quella punta. Gli adesivi a quella punta, sì. E anche un dietologo tra un po', dai. Ma dillo a me. Facciamo una terapia di gruppo. Esatto. Ciao. Organizziamo anche quella per la prossima stagione. Allora, comunque sì, merito di Riccardo Cervellati, poi il nostro amico Riccardo Colonnacuri ha fatto 2 gol, gli altri due li ha fatti 2 assist da Arno Ferrara, chi ha fatto gli assist? Orlandino. Grazie. Abbiamo corso per tutti quegli altri. Esatto, ma una buona squadra si compone di chi corre e chi inventa. Tu hai corso perché io potessi inventare. Ah, ok. Non erano questi fatti. Conosco un giocatore, calcio a 7. Conosco un giocatore diventato famoso per una citazione,
la palla è rotonda, la terra è rotonda, arriverà prima o poi, no? Esatto. Cioè, quindi a me, non posso dirlo, però è arrivata la palla e io cosa ho fatto? Ho messo in porta i miei compagni. Va bene. Perché sa che mi io tipo ho zero in tutte le qualità, tipo atletismo, velocità, però visione di gioco c'è. Quindi, è vero, va detto. Va detto. Grazie. C'era anche sono il giocatore più inutile del pianeta praticamente. Cioè. Mentre giocavi c'era un commento tra Malaguti, sicuramente qualcun altro, che commentava la mia panza. Commentavano le tue performance, ha detto: ma Orlandin, guarda lì, tutto sommato è tignoso. Tignoso. E Malaguti ha detto: ero vigotto. Che però questa, qua questa, confermo questa, che questa è una falso, caratteristica. Però questo è un falso mito, perché io sono cresciuto in provincia di Rovigo, nel Polesine, però sono nato in provincia di Venezia, quindi tecnicamente sono al riparo dall'accusa di essere sono un rovigotto. Sono gli anni di permanenza che cambiano. Vabbè, il passaporto, il passaporto è rovigotto. Anche io. Vabbè. Siamo così, è andata così. Riccardo lamenta: Leo mi ha dato un Lopez sulla coscia con una cattiveria da Everton Luiz, eravamo in squadra insieme. Questo è vero, ma perché nessuno vi ha chiamato l'uomo? Vabbè, era una palla lì, era una palla vagante, cioè, al primo minuto è azzoppato il tuo compagno con una ginocchiata. Poi Enrique hai fatto anche due gol, quindi esatto. Tutto sommato, se non l'avessi azzoppato ne avrebbe fatti tre. Ma raga, è nato nel 2000 Riccardo, cioè può correre tre giorni di fila. Cioè. Vabbè, ultimi 10 minuti di diretta, vogliamo fare il microfono aperto, qualcuno vuole intervenire? Sì, un po' di domande live. O volete fare i timidi o domande dal vivo? Vieni. Dai, vieni. Dai, vieni, sei venuta fin qua, dai. Dai, arriva live. No, non siamo sulla CNN, dai, cioè... Guarda, io mi alzo, guarda, vai tu. Ok. Con la maglia della Ovest, poi, tra l'altro. Sì, campione. C'è una domanda da una nostra amica. Secondo voi Luca Vido resterà? Sì? No? Forse? Ma è una domanda interessata, sì. Mi sembra di capire. Sì. Okay. No, ma per le caratteristiche del giocatore, mica per altro. Lo giuro, cioè. No, a parte gli scherzi. Non ho ancora indagato su questo tema, però... No, dobbiamo garantire la riservatezza. Dobbiamo garantire la riservatezza. Il nome d'arte è Sghi. Sghi, ok. Nome che usava Murge per chiamare i suoi compagni. Davvero? Qui sì. Cioè, stiamo aprendo un capitolo che potrebbe non finire mai più. Vabbè, vabbè, basta avere Instagram comunque. Sì, Leo. No, dai. È un modo carino. Capisco che tu lo usi. Non segui giocatori, non segui giocatori su Instagram. Segui solo degli ingegneri su Instagram. Posso dire, per come la vedo io, i criteri di costruzione di questa squadra faranno un tentativo per provare a tenerlo, a patto che sia un accordo economico e flessibile. Okay. Però, da quello che ho avuto modo di intendere in questi giorni, prima si andrà sugli obiettivi primari, quindi la punta, da dire, la punta forte e poi il resto. Quindi, siccome Vido è forte, ma non è di primo piano, cheat Boris quando va da Mariano Giustice, cioè, lo fa un attore di primo piano, chi? Frizzi? Vabbè, scusate se hai capito la scena, no? Ecco, Vido è un po' Mariano Giustice, cioè non è di prima fascia, è di seconda fascia, e quindi... esatto. Quindi è un punto interrogativo, nel senso, però se dovessi giocare un euro, secondo me faranno un tentativo per tenerlo, perché nel contesto di un attacco ben assortito, un giocatore con le caratteristiche di Vido fa sempre comodo. Hai visto che... C'è qualcun altro che vuol venire? Eccolo qua, vieni. Vai col microfono aperto. Come ti chiami, ricordatelo? Luigi. Luigi. Buonasera a tutti. Vorrei fare una domanda a Alessandro. Se per caso ha indiscrezioni sulla possibilità di far salire in prima squadra, almeno in ritiro, Saiani e Parravicini, che sono in nazionale. Buona domanda. Allora, vabbè, ha chiesto che se Saiani e Parravicini, due ragazzi del 2005, dell'Under 18, hanno possibilità di andare in ritiro. Secondo me sì, ma c'è un punto interrogativo anche lì, relativo all'interesse che c'è su questi due giocatori. Perché le grandi squadre, Inter, Juve, Milan, Roma, così, sono già tre anni che stanno addosso questi giocatori. L'estate scorsa per Saiani è arrivata una proposta economicamente molto molto vantaggiosa, c'è stato il passaggio di proprietà e Tacco Pietro ha detto: no, aspetta che il prossimo anno ci facciamo più soldi, semmai. Il punto è che è un 2005, quindi va per i 17, cioè ne ha 17, va per i 18. Secondo me vogliono provare a tenere botta un anno.
bisogna capire però come andrà a finire con la primavera, perché se fare una primavera molto competitiva per tornare su subito, allora anche lui può essere invogliato a giocarla da protagonista e rimanere qua. Però se arriva l'Inter domani e dice ti do 500.000 per un giocatore di 17 anni, si rischia di doverglielo dare, perché, parentesi, tra 10 giorni la SPAL pubblicherà il bilancio e non sarà così entusiasmante da vedere. Paravicini invece credo almeno un altro anno nel settore giovanile lo farà. Grazie per la domanda. Grazie. E comunque tra oggi e mercoledì, venerdì, sullo Spallino esce un pezzo di approfondimento sui ragazzi giovani della SPAL. L'abbiamo, stiamo già preparando. Siamo al 50° minuto. Se non ci sono altri interventi, ci dedichiamo alla convivialità. E direi che però c'è una cosa che devi far vedere tu. Sì. Fai vedere la maglia è questa qua. Ayub. Girati bene. Grazie. Vieni qua. Grazie. Stai fermo. Perfetto. Adesso Leo trasmetterà così. Sei stato immortalato. Allora, maglia nuova, ovviamente, anche perché non la c'è tutta una storia dietro. Allora, è andata così. Ci hanno fatto trovare dei sacchetti con vari assortimenti di maglie e pantaloncini. Tipo avevo la maglia di Abu e le pantaloncini di Tripaldelli. Per che poi è inspiegabile sta roba, perché ci hanno dato solo roba di giocatori che sono andati via. Sì, sono giocatori ceduti. Dici che c'è un indizio? Dici che c'è un indizio? No, perché non ci avevo pensato. Abbiamo deciso che Tripaldelli. Quindi io penso che la terza maglia, perché la terza no, questa qua. Sì? Cioè, terza maglia di Abu, a parte che non ho messo neanche la prima. Cioè la seconda, non credo la terza. Ma sei stato convocato una volta, Bu, quindi una maglia ce l'ha. Allora questa l'ha messa, se volete ve la possiamo fare un'asta. Puoi fare un'asta benefica della maglia di Abu. Ma guarda che Abu torna quest'estate. Abu ha un altro anno di contratto. È retrocesso da ultimo in classifica nel campionato bulgaro, giocando 12 partite e prendendo 5 cartellini gialli. Cioè, è il mio... Nel Tsar Kosel Sofia, che è la squadra che è retrocessa da ultima in classifica in Bulgaria. Quindi, tu devi fare queste domande, perché poi dopo lui perché ti risponde, risponde poi parla vero, di questa squadra. Perché sono un nerd, ecco perché. Vabbè. Comunque, no. Googolate e vedrete che è vero. Comunque, le maglie che ci hanno dato erano maglie di Abu. No, ce n'è solo una di Abu, penso. No. Perché anche dal Ben. Vabbè, anche dal Ben. Esatto. Che... Vabbè, però dal Ben giocava in campo delle scelte. Però nella nostra squadra c'era un solo Abu ed eri tu. Ed ero io. C'erano due Episcopo. Due Episcopo, due Spaltro. E due Spaltro. Esatto. Quindi... No, beh, c'erano anche... No. C'erano altri? Ah no, qualcuno aveva la maglia di Tunjo. Chi c'era? Murgia non c'era perché quest'anno ha fatto una partita sola e poi è andato. E quindi sì, abbiamo ottenuto... Murgia ha 2 anni di contratto e a bilancio pesa per 1.200.000 a più stagione. Più di tutti noi. Esatto. Ma tutti. Sì, non di un anno, di una vita forse. Cioè. Vabbè, diamogli fiducia. Ma prima... infatti chi è... C'era un commento. Ah, ecco, Gianji dice c'erano anche le maglie di Coccolo. Ah, è vero, Coccolo. E infatti... Bravo. Era Feffo che ha giocato in difesa con la maglia di Coccolo e ha dominato? È là fuori. Vabbè, comunque sì, ci sta. Comunque hai ragione, cioè, se ci avessero detto l'anno scorso, guarda, Viviani gioca titolare. Ed è il migliore. Ed è il migliore, cioè, gli avrei detto posa al fiasco, perché, cioè, invece tutto sommato... Eccolo qua, l'ho trovato. Luca Bonora, all'inizio di questa diretta, ci scrisse «Mi aspetto un clamoroso rilancio di Murgia in rosa con grandi risultati». Io ve la butto qui... Allora, facciamo così, facciamo un quadretto con questa frase e alla prima diretta della prossima stagione cominciamo a tirarlo fuori. Esatto. E vediamo quante volte... Guarda, adesso faccio lo screen. Fai lo screen, facciamo un quadretto. Facciamo un quadretto. Vabbè, a sto punto giochiamoci, visto che abbiamo fatto un anno di giochino stupido, pronostico per il 2022-23, la spalla rilancerà Murgia? Sì. Sì. E quindi abbiamo no. già segnato... No. Anche secondo me no, quindi colpa della pollice se Murgia smetterà di giocare, esatto, prendi le tue responsabilità. È andata così bene la pollice, hai condannato un altro giocatore all'anonimato. Va bene, 55° minuto, direi che possiamo chiudere questa diretta penosa, oserei dire. Possiamo andare a bere delle birre e fare della convivialità, chiacchiere con tutti. Stefano, che grazie Stefano, che è venuto da più lontano. Esatto, grande.
grande. Vabbè, fatevi un applauso di voi che siete venuti qua per vedere sta cosa. Allora, fissiamo dei punti precisi. Allora, fine giugno non se ne parla di fare altre dirette, perché ci prendiamo un mesetto. Anche perché siamo un po' stanchi. Dove? Ah, tutte qua. Riprenderemo presumibilmente a ridosso del ritiro estivo. Sarebbe bello fare un paio di dirette su dai monti, però come potete capire i potenti mezzi dello Spallino sono molto poco potenti e quindi vedremo come organizzarci. Chiudete con un piombo, dice Massimiliano. Vabbè, ma io non ho grandi problemi. No, io ne ho tanta, e tra l'altro c'è Consuelo che ci tengo a leggere il suo commento perché è molto bello. Io chiudo dicendo che siete magici e dico: Mora, peccato, mancherai. Poi saluto la mamma di Marti. Ciao mamma, vedi che ti salutano anche gli estranei. Signora, ma non sta bevendo. Che ne sai, signora, non sta bevendo tanto, quindi mamma, ricordatelo. Forza Spal, ci rivediamo il 13 agosto. Buona estate a tutti, a voi che ci avete dato la possibilità di confrontarci. Vai Spal, sempre. Grazie nel cuore. Consuelo, grazie. Commento meraviglioso. E niente, chiudiamo così la 30ª puntata di questa interminabile stagione di dirette. Ringraziamo tutti, oltre a quelli che ci siete qua con noi, anche esatto. Chi ci sta guardando da chi casa, ci seguirà domani. Chi ci seguirà domani. Esatto. Sono state 30 dirette, possiamo dirlo, in cui ci siamo divertiti, abbiamo detto un sacco di cazzate. Come fanno normalmente i giornalisti, solo che noi, a differenza dei giornalisti normali, le diciamo sapendo di dirle. Invece, esatto, quindi noi ci prendiamo un po' più, esatto, come dire, un po' meno sul serio. Esatto, quindi davvero grazie a tutti per essere stati con noi queste 30 dirette. Ci rivediamo quando, Polly? A luglio, genericamente a luglio. Noi ci vediamo tra poco. Ci vediamo il venerdì alla festa della curva, esatto, perché dobbiamo andare a salutare Sergio. Esatto. Rinnovo l'invito, che vuol venire con me alle 6:30. Pellegrinaggio. Andiamo a piedi con un pellegrinaggio croce, Sergio Floccari. E a luglio in ritiro, no, faremo una direttina. No, dico a luglio tecnicamente Luca Mora sarà senza contratto, quindi la direttina potrebbe anche farla con noi, La butto lì, la butto lì, vabbè, vediamo. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima. Tutti.